ragazzi, buttiamo questo video improvvisato perché qua nevica. Cioè, sembra incredibile. Sono tornato a Udine dopo l'estate in Carnia e mi rimandano in Carnia. Sono venuto su a fare la linea di Cavazzo e adesso scendo verso Gemona con un po' di nevischio. Quest'inverno che non serve poiché dicono che gli impianti resteranno chiusi, è arrivata anche la neve. Ma guardate, sono su un mezzo che pensavo fosse un relitto di guerra e invece no, già dai primi metri si sente che ha i suoi anni, però è un mezzo ancora valido, non ha scricchiolini, non ha particolari fastidi. È un Mercedes carrozzato dalla Via e devo dire va molto molto bene. Non so dirvi nulla di più poiché sono partito al volo stamattina dopo averlo messo in moto, non mi sono letto nulla anche perché non sapevo di aver questo. Anche oggi il video è improvvisato causa condizioni meteo, come potete vedere. Buttiamo un video point of view e ora salgo a Cesclans sperando di arrivarci senza problemi e vediamo che succede per strada, dai. Vediamo se si sale, qua hanno già pulito. Ho già incrociato salendo due spazzaneve, per cui la strada è già stata pulita. Vedo dei lampeggianti, per cui presumo che siano qua giù. La strada per Cesclans è stata riaperta, per fortuna non dobbiamo più far la deviazione. E per cui andiamo su per la principale e vediamo. Immagino che farò un po' di ritardo poiché non posso correre, andare molto più piano del solito. Spero che non mi ritardi tutta la linea perché poi dovrei fare il giro scuole, per cui sarebbe un problema. Dai che si sale a Cesclans, voilà, un po' di slancio. Potrei anche metterlo in manuale quasi quasi, sai, sapete che io ci butto seconda manuale e vado su con quella con tutta calma. Anche perché questo dalla Via è particolarmente largo. Aia. Vediamo se arrivo. No, devi andare indietro tu perché... Incredibile, sono riuscito a ripartire in salita, che non l'avrei detto. D'altronde, strada di montagna ha sempre precedenza chi sale in questi casi, per cui oltre a essere un mezzo pesante, oltre ad avere la precedenza
essendo un mezzo pesante, ha sempre la precedenza chi sale. Eccoci qua. Adesso rimettiamo in drive. Sono già più 10. Ecco, vediamo. Di non lasciar giù qualche pezzo di carrozzeria sui blocchi di ghiaccio. Il mio amico retarder, molto molto utile in queste situazioni. Ultimo e penultimo scatto e si scende in sicurezza. Suonate di clacson giusto per far capire che ci siamo. Che in pianura mi ero disabituato a usare il clacson dietro le curve. Sudata, incredibile, senza toccare il freno, solo col retarder è andata di traverso. Che va dritta. Allora, piano. Eh sì, i freni pneumatici in questo caso non vanno per nulla bene. Allora, molto viscido adesso. Quando sono venuto su un'ora fa era meno viscido. Mi sa che sono passate già un po' di macchine e hanno già battuto il fondo, perché è veramente insidioso.
meglio qua già. Già meglio. Eccoci qua, dai, iniziata bene la giornata e d'altronde potevano non mandare un carnico su con la neve? Direi di no. Adesso che la strada spiana ed è di nuovo pulita, fatemi sapere cosa ne pensate del video. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi contenuti improvvisati, se vi piacciono, se non vi piacciono. Come sempre, se avete domande, suggerimenti, correzioni da farmi, fatemelo sapere con un commento. Io li leggo tutti e rispondo praticamente sempre. Ogni tanto me ne sfugge qualcuno, ma lo recupero poi. Da questo inizio giornata nevoso è tutto, al prossimo video, ciao!